Allora, ciao a tutti ragazzi fragolosi e bananosi, un po' dalla cucina della Wilma. Vi volevo far vedere come preparo il caffè. Allora, come sto a dire il caffè, l'acqua del caffè non deve superare questa lineetta. Non deve superare il caffè, pure se supera la lineetta non vi preoccupate, va bene, però comunque questa è la valvola di sfiato e potrebbe saltare, perciò non va mai superato a livello. Allora oggi facciamo il caffè alla cannella, un buon caffè alla cannella. Questo è il caffè in polvere, e qua io ho, come potete vedere, le stecche di cannella. Vi mostro. C'è poca luce, le stecche di cannella. La stecca di cannella la vado a mettere all'interno dove si mette l'acqua. L'acqua ancora non l'ho messa, vado a mettere l'acqua. Allora, poi il caffè saprà di cannella. Vado a inserire il filtro perché bollendo l'acqua prende il sapore della cannella perché sta in infusione e con il calore sprigiona anche di più. Poi non metto il caffè a me non piace fare la montagnella perché il sapore poi è molto forte, a me non piace. E poi dopo vado a chiudere, metto sul fuoco, fiamma bassa ragazzi. Il caffè nella moka va fatto salire e bollire l'acqua a fiamma bassa, a fiamma lenta, perché il caffè, come diceva la nonna diceva che il caffè è una devozione. Il caffè si deve gustare e il caffè. Adesso sto sciacquando la macchinetta che era piena di polvere. Ecco qua, pronta. Il caffè va gustato. E questo caffè lo faceva la nonna. Ricapitoliamo. Allora, abbiamo messo nella macchinetta, prima di inserire il filtro, l'acqua e la cannella. La stecca di cannella. Ragazzi, la stecca. Poi ho inserito il filtro e la polvere e poi ho chiuso. La polvere non a montagna esagerata perché a me non piace. Il caffè è molto forte. Allora, un'altra variante. Se non avete la stecca di cannella, non vi preoccupate. Non mettete la polvere di cannella nell'acqua, che non viene bene, si potrebbe otturare. Quando evapora l'acqua, si potrebbe otturare il filtro. Otturandosi il filtro, dopo potrebbe succedere che la macchinetta fa bim bum bam e non va bene. Mescolate nel caffè che dovete mettere nel filtro la cannella in polvere, perché le polveri vanno miscelate con le polveri. L'acqua sotto, miscelate cannella e polvere, cannella in polvere e caffè, e poi dopo fate la macchinetta normale. Chiudete e mettete sul. Però fatta con la stecca, ragazzi, è molto molto più buono. Potete far uscire zucchero da piacere e un bacio. Alla prossima. Ciao!